live, quindi voglio proseguire. Dai, che sto bello. Allora, dobbiamo fare delle missioni. Io voglio fare un po' di missioni secondarie, sinceramente. Mi devo ricordare come erano i tasti. Ah, ok. Dai, io butto la mondezza e ci sono. Bella, bella. Buona idea, sì. Bella. Ciao Zago, buonasera. Ho letto il tuo commento mentre guardavo un attimino se è arrivata la notifica su Telegram. Anacapri dei Dream. Ah, è vero che dovevo vestirmi ad archettone, da emo. Beh, quello lo facciamo dopo. Benefici, ci vuole ancora un po'. Allora, vediamo le quest che ho. Questa principale la facciamo poi. Allora, la caccia grossa, noi abbiamo... Questa l'abbiamo fatta, dobbiamo fare... Usa una bottiglia di alcol denaturato per attirare e uccidere il batterio mutante. Io sta cosa non lo... Vabbè, i bambini vanno cercati. Parla con Bill, allevatore della fattoria locale. Ok. E l'altra poi è... L'orchessa. Raggiungi la residenza della Marcia e provati a combattere con Stan contro l'orchessa malvagia. Ok, andiamo a fare un pochettino di... giretti. Cosa più vicino? Qui. Era qui. Cavoli, giocone quello, tutta la trilogia. Passo prima dal ristorante cinese, ok. Non è horror 10 su 10, sì. Vabbè, gli horror li faccio quasi esclusivamente nel fine settimana. Il resto, tipo, adesso per ora è South Park, poi c'è martedì e come si chiama? E giovedì faccio The Wild at Heart, che è troppo carino. E devo fare il ristorante cinese. Ahimè, devo andare in live. Vai, vai, Digi, vai, vai. Buona live, stammi bene. Pong in miniatura? Sono perso qualcosa? Credo di essermi perso qualcosa. Ma lo avevo eliminato! Lo avevo eliminato al Gore! Te l'avevo detto che l'uomo era fuori, ora sta attaccando la chiesa. Porca puttana. Andiamo ad ammazzare l'uomo. Ti piace South Park, Hog? Buonasera comunque. Dove stava la chiesa? È qua. Ma davvero i teletrasporti non funzionano? Ma perché non funzionano i teletrasporti? Mi hanno fregato i teletrasporti? Ah no, funzionano, sono io scemo. Ok, andiamo in chiesa. Member Pig, andiamo. Ma anch'io ho visto pochissimo, però il gioco l'ho giocato. Questo l'ho già giocato. Però non l'ho giocato in live, l'ho giocato tanti anni fa, 1 o 2 anni fa dopo che è uscito il gioco. Mi era piaciuto troppo e ho detto, portiamolo in live. Hai ragione Gesù, hai ragione. Ah, forse in chiesa, non proprio dentro la chiesa. Fuori. Eccolo là. Il gioco è bellissimo. Ne hanno fatto anche un seguito. Mi hanno detto che è un po' meno bello, però è bello lo stesso. Ma questo è incredibile. E io lo consiglio anche se non, come me, non conosci quasi per niente South Park, ho visto pochissimo. Eccolo qua. Madonna, Al Gore, sei proprio un deficiente. Come stai messo? Minchia, quanta armatura! Ok, devo tagliartela tutta l'armatura perché sennò qua. Circoncisciabola. Sì, io sono Aug, io sono la classe. Io sono.
ebreo nella mia classe. Perché tu l'hai iniziato ad abbandonare perché non mi piaceva. Ah, ok. È tosto comunque, è bello grande. Vi direi che il bacio reale è la cosa migliore da fare in questo momento. Ho fatto solo un attacco, grazie al cielo. Devo ancora tagliare l'armatura, è troppo spessa l'armatura. Ok, vediamo un po'. Abbassiamogli un po' l'attacco. È bellissimo, eh? Guarda come Kenny abbassa l'attacco ad Al Gore travestito. Non l'ho sentito l'audio del gioco? Non l'ho sentito l'audio del gioco? Oh cazzo, scusate, scusate. L'avevo disabilitato per sbaglio. L'avevo disabilitato per sbaglio. Ora lo sentite, eh? Cavolo, mi dimentico che quando lo disabilito lo devo riabilitare. Ok, grazie. Allora, amici pelosi, cosa ti farei fare la carica, sai? Anzi, no, ti cambierei perché c'è sicuramente qualcuno. Ecco, Jimmy è forte. Jimmy è forte. Ora è alto? Non lo posso abbassare adesso, lo abbasso dopo. Lo abbasso dopo che siamo fuori dalla battaglia. Penso che ti dovrò ancora abbassare un pochino le cose, però il Judeo Jutsu dovrebbe andare bene. Tanto lo stunniamo perlomeno. Ah, è immune allo stun. Come sono andato a prendere lo stun. Allora, facciamo power cord. Non ce l'hai la nuova evocazione? Ah, il gong. Non ci ho provato. Allora, cosa puoi fare? Credo che sia meglio questo. No, la linea sicuramente non lo fai. Questo. Tieni premuti quando Jimmy balbetta, è vero. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she said that she said set up her. The maiden from Stoneberry who is also your mom. Well, what is with the Gordians? Set him up, knock him down. Ma viene sempre da me. Dovrei ancora abbassarti un pochettino, quindi un po' di mana. Riesco prima a abbassare tutta la cosa. Overchord penso che dovrei. Sarebbe a fare ancora, non credo che abbia molto senso. Sicuramente non si può addormentare lui. La bestia non l'ho mai usata, ma non credo che sia forte. Penso che vada bene per ora cambiare personaggio e mettere Butters. You guys been great. Guarda quanto hai subito però. Cazzo, si è curato. Ah no. Ah no, è vero, è un boss. Zago è un boss. Non si possono utilizzare le evocazioni contro i boss. Continuiamo a abbassare l'armatura.
Allora, tu per prima di tutto mi dai una bella... There you go, Al. Sì, me l'avevo dimenticato pure io. Professor Chaos non so se ha molto senso, sai? Però il martello della giustizia lo farebbe incazzare, credo. Non so se lo fa incazzare il boss, credo di sì. Facciamo martello. Feel my righteous fury. Pig bear claw. That wasn't so bad. Ok. Credo che tu sia morto. Oh, Al Gore, you Well, gee finally whiz, I beat hope I me! level up. Grande. Cosa mi dai? Artigli? Toppa? Perfetto. Allora, facciamo una bella cosa. Abbassiamo un pochettino il volume, che tocca un po' alto. Aspetta, forse si abbassa da qua. Più o meno come l'altra volta, però vabbè, mettiamo 50, dai. Allora, abbiamo fatto, la quest è finita, giusto? Allora, dobbiamo fare un po' di cosettine qui. Prima di tutto, c'è qualche missione secondaria che voglio assolutamente fare. Bottiglia d'alcol denaturato. Forse devo fare. Amici, dovete utilizzare l'uso della bottiglia d'alcol denaturato per attirare e uccidere il batterio mutante. Sì, ma dove vuole che utilizzi? Andiamo a vedere. Andiamo a vedere, non ne ho idea. Perché ero andato qui, ma qui ci stanno gli emo e con gli emo bisogna farli entrare nel gruppo. Ma che non sia tipo... No, qua non si può proprio andare. Deve essere proprio dentro la scuola. Kind of creeping me out, dude. Tranquillo. Ma che non sia... No. E qua non è sicuramente perché qui ci sono gli emo. A meno che non è vicino magari al pattume. O qui. Ma non vedo alcun prompt. Qui non si può entrare. Forse devo fare prima una cosa con loro, sai? Allora, facciamo prima un'altra missione secondaria e poi facciamo questa qua principale. Quelli trombini e Pompadour. Allora, era quella dell'orchessa. Andiamo a vedere dove sta. L'orchessa. Quindi questa è casa di Cartman. Casa di Kyle. Andiamo a casa di Kyle. Che belli. Sono troppo belli. Ah, è tutto troppo bello. Guarda quanto è figo. Perché sostanzialmente il gioco è praticamente questi bambini che giocano di ruolo. Molto semplicemente. Ovviamente le cose che succedono sono sempre più assurde. Però la resa grafica è come il cartone, hanno fatto un lavoro bellissimo. Il gioco è fatto da Obsidian, non so se lo sapevi. Ma il gioco è fatto da Obsidian, incredibile, lo hanno fatto davvero tanto bene. Questa qua c'è l'orchestra? Probabilmente sì. You sure you don't want Stan here instead of me? Ah sì, devo avere Stan, devo avere Stan. Gruppo. Mio Dio, gruppo. Stan deve stare con me. Hey Stan. E qua c'ero già entrato. Ah, l'orchestra forse ho capito. Ero entr già entrato qui. E poi ci sono proprio le scene del cartone. Come se fosse... Nothing can Cioè, prepare da you for this battle. cartone. If I die. Tell the guys I fought bravely. È come se fosse una stagione inedita di South Park, Down on questo. that side. Qui, lo so, lo so.
No? So, this is my room. Allora è la stanza a fianco. O è là sotto? No, però c'era qualcosa qui che non avevo preso. Oh, ho trovato altre mutande. Poi non so perché sto collezionando le mutande, però... Ok. A questo punto devo andare pure in bagno. This is our bathroom. My dad set a world record in that toilet. Grande Stan. Eccola qua. Give me back my iPhone, demon! You little turd! I've brought help! Let's see you try and take us both! Ah! Your days are numbered, she-ogre! Ma sta anche scritto sulla porta cane di sua sorella. Per gli gnomi, ovvio. Ok. Can I just take my turn? Ah, evocazione. Ecco, queste sono le evocazioni. Però c'è solo questa evocazione disponibile. Dude, what is the hold up? Cioè, ne ho anche altre, ma una al giorno. Evoca il signor Kim perché si esibisca nella sua danza di guerra tradizionale, dopodiché lui affetti i nemici provocando... Ma non l'avevo già presa questa? Vabbè. Vai. I'm gonna do my war dance now. Mica, 10.000? That's enough of that. Take my iPhone again, and I shall bring justice swifter yet. Get out of my room, turd! Ah, è vero che ho livellato. I'm glad to call you friend. E abbiamo Stan come amico su Facebook. L'orchestra non c'è più, tutti gli elfi possono di nuovo muoversi in sicurezza per le terre di Larnion. 9 HK e le 9 persone. Allora, abilità. Fatto roteante, aumenta i danni di tutti i colpi di Dreidel. Questo può essere buono. Però mi piacerebbe più che altro potenziare altro, perché... I tuoi attacchi con la fionda ora rimbalzano verso un ulteriore bersaglio a caso, questo è ottimo. Guadagna fretta... Se Giudeo Jutsu mette al tappeto il tuo bersaglio, solitamente lo utilizzo soprattutto per stannare, quindi è un po' specifica. La circoncisciopola ora infligge un malus di difesa, questo mi pare, questo, però il malus di difesa è tanta roba. Tutto questo. Benefici non ne ho, aspettare. Ok. Senti, ha inviato un messaggio. Ah, era quello che ho letto prima. È là dentro il... Allora, adesso andiamo a fare la missione dei panchettoni. Dei panchemo. Missione principale. Dobbiamo reclutarli. Lo sta. Allora, questo è Timmy. Ecco qua. Mi devo per forza travestire. Benissimo, la regolazione è molto meglio di quella di Final Fantasy XV. Sai che ce l'ho Final Fantasy XV? Non l'ho ancora giocato. Ho preso la super mega versione con tutto. Molto dopo che il gioco... Dopo che l'avevano completato. Anzi, no. Poi è uscito un altro DLC dopo che non era compreso. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, devo vestirmi. Inventario. Cappello Dark. Costume dark, guanti dark. Mi sembra che non ho bisogno di altro. Cioè, in realtà dovevo utilizzare, dovevo tipo prendere le sigarette, però penso che... infatti torno dai dark. Caffè e sigarette le ho già presi. Non credo di doverle equipaggiare. Oh joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, and don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table.
Miscela, vedi, c'ho la miscela. Ok, ho la protesta degli anticonformisti. Go take the picture, jerk. Go conform somewhere else, kid. Vedi, oggetto rimosso sigarette, vedi, me l'ha tolti. We are all dying from the moment we are born. Mamma mia. How about your questing, hobbit boy? Qua non si entra, devo prendere la chiave. Ok, credo di potermi togliere sti vestiti adesso. Non credo che sia un problema. Qua che cos'è che posso... Ah, beh. Che poi in realtà sono buoni, però sono ebreo io, quindi... Posso... Io ho quasi platinato la base, mi mancano i fantastici trofei di pesca, cammino e cucina, perché pescare e camminare per ore è bello secondo Square. C'è tanta gente a cui piacciono... Ah, non posso. A tanta gente piace pescare, ad esempio, nei videogiochi, a me non piace. Ah, devo andare qui. Centro ricreativo, per qua vicino. È deboluccio l'equip da giudeo? Ma secondo me mica tanto, dai. Vabbè, tanto hai allora, hai ragione. Hai ragione semplicemente perché io posso essere ebreo anche vestendomi non da ebreo. Hai ragione. Scudiero però no. Vabbè, sai, la missione. So, faccio il darchettone, dai, faccio il darchettone. Tanto sono darchettone in questo momento, quindi. Ok, mettiamo qualcosa di buono qui. Avere l'armatura non è male. Forse c'è di meglio nell'armatura, fammi vedere. No, non credo ci sia di meglio. Non sono i vestiti che fanno l'ebreo. Io lo odio. Adesso hanno messo la pesca pure su Genshin. Pure su che cazzo, pure su Genshin Impact. No, neanche a me piace la. Neanche a me piace la pesca. Quando viene. No, questo no. Quando vieni curato, può essere buono. Gli attacchi a distanza infine buono. Minchia. OP. Quando infliggi danni a distanza, che ci può stare. Quando infliggi danno a corpo alta armatura, male non fa. E poi gli metto quando infliggi danni da schifo ottieni un pp al turno, questo mi fa piacere, questo mi fa comodo. Ehi, Bumblebee, buonasera, come stai? Buonasera. Butter's got a horrible snuggie over there. Yeah, have fun in there. I think I'll wait it out. E lui aspetta fuori. Bene, bene, bene. Troppo odio. Stamattina purtroppo mi sono svegliato un po' troppo presto, però a parte quello sto bene. A posto. Sono tornato a lavorare ai video, sono tornato a... Vabbè, live sempre fatta. Voglio fare vari progetti. Oh, eccolo qua. It isn't right, I tell you. Out of nowhere this huge taco bell. Questo è South Park. And now our children are missing precious school time. The stick of truth. Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're going to see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff.
This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on. Yeah, let's go. Come on. Ve l'hanno cagato di striscio. Che mi gioco RPG? Sì, è un RPG con i combattimenti a turni, basato sulla serie di South Park. Molto divertente, non dura molto in realtà, una quindicina di ore se lo giochi senza fare poche secondarie o niente secondarie. Ed è divertentissimo. È pure vecchio, quindi ormai lo trovi a niente, penso, quindi. Fuck the conformists. Why are they a good lay? Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Ah, anche questa cosa qua, che il protagonista non parla, mi sembra una palese presa per il culo ai videogiochi in cui non fanno parlare appositamente il protagonista. Don't be screwing around in here. I saw you on the ship. You have pretty good control over your asshole. Lo so, ho un bel controllo sul mio culo. I used to have a bad hoarding problem, okay, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away from me? I just need it thrown away somewhere very specific. I'll show you on your map. Okay. Diventa macchina, ok. This is a PTA meeting, young man. Be on your way. Troppo bellino questo qua. Tu che stai facendo, Bumblebee, ultimamente? Ma fai la cacca sul... Ma perché? Grande. Beh, faccio la cacca per bene adesso. Perfetto. Hai ripreso a lavorare? Come sta andando? C'è un Chimpokémon! Non me l'ha fatto prendere? È scomparso ma non me l'ha segnato? Forse perché sono vestito così. Perché ci è successo cosa addosso. Bene, meno male. E Fido Sekiro. Hai fatto... sei riuscito a fare tutti i finali? Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Ecco, go, Fermon. All'interno di Bandiera... Oh, Bloodborne, pure lo adoro, Bloodborne. Guarda, Sekiro credo che sia diventato il mio gioco From preferito, ma Bloodborne è vicinamente secondo. L'ho fatto apposta, perché potevo personalizzare, ho detto lo facciamo simile. Il finale più lungo hai fatto, però... aspetta, il finale più lungo nel senso... facendo le missioni secondarie, pure per avere fine specifica. Let me show you what I mean. Ora mi insegna. Come at me. Try and fart on me. Come on. Kia! You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Ah, è vero che devo fare... Farting on someone? You missed by a mile. Try again. Scusa, devo scorreggiare. Aspetta un attimo. Kia! Maledizione, il timing. Sta quasi una settimana. What? You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Ritorno del drop, forse ho capito. What? You call that farting on someone? Mi si è buggato il pad. Stai fermo. Ma non mi funziona il pad. Ma che si è scaricato? Basta! Pai-cha!
see that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the Sneaky Squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. Okay. È la Madonna. You see that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Ah, aspetta. No, you're not forming it right. Mi devo concentrare, aspetta. Look, let me show you again. No, non mi c'è bisogno che me lo fai vedere, ho capito forse. Ah, ho capito. Ok. Ok, you try. Make your fart detonate behind me. Ok, scusa. Leaky, it needs more surface tension. Ah, dovessi il basso? Comunque, quindi hai fatto il boss finale più forte. Ottimo, ottimo. Okay, you ottimo. Try. Make your fart detonate behind me. No, you're not forming it right. Non ho capito. You're chewing bubblegum with your butthole. Forse devo aspettare fino alla fine. Devo aspettare fino alla fine. Capito male? Comunque, complimenti. Non è cosa da poco concludere Sekiro. C'è tanta gente che purtroppo si lamentava un sacco. Ok. Oh, hey guys. Oh, Mr. Mackey. Now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. Okay. No, no, you've got to blow it gently. Ah, gently, scusa, devo fare gently. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Ma non c'è bisogno di colpirlo. Very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? All right. Non la capirò mai questa io. Io non avevo bloccato i bet. Cioè, ho venduto il disco perché lo avesse fatto digital. Devo riprendere il digitale su PS5 PC. Ah, ok, ok. Why we have to reopen the school. Too many idle hands. That's all you've got is a sign? At I least hope crap you haven't already fallen in with a bad crowd. Quindi sei al boss finale. Biggest damn Taco Bell I've ever seen. Makes the Applebee's look like a pile of dog shit. Si parte sempre lì, però il finale cambia a seconda della tua decisione che puoi fare, a seconda delle cose che hai fatto nel finale nel gioco, perché un finale ce l'hai, gli altri due invece si come si dice, è il termine, gli altri due devi fare due missioni secondarie, sostanzialmente devi concludere due cose secondarie. Allora, dov'era? Onda aliena, come si faceva così? Pan porco! Bello, ho preso un pan porco. C'in Pokémon. What's wrong with your nose?
Parker ha appena fatto una cagata che sembra proprio la testa di Cartman, grande. A curo, sì, sì, alla fine con curo. Io ho preso e dato entrambe le lacrime a curo. Ok, quindi hai fatto, sì, sì, hai fatto quella là. Anche io ho fatto per prima quella, mi sembra. Appena lo sconto di qualcosa, allora è prezzo pieno, sia Steam che... Ma sai che c'è? È che... ho notato, Aug, che... Essendo che c'è in mezzo Activision e comunque il gioco continua a vendere, ho notato proprio che il gioco non cala quasi mai. E anche quando lo scontano di poco. There's a rumor the girls have a secret base, but I've never seen it. Allora. Prima però voglio andare qui. Esatto. Sta parlando sempre di Sekiro. E purtroppo... Non viene mai scontato, viene scontato sempre troppo poco. Oh, c'è un Chim Pokémon, aspetta, c'è un Chim Pokémon. Era Snarf, bravo. A massimo so cosa simile dall'amico, però mi spiace non averlo. Sì, sì. Vabbè, diciamo che avendo la Holy Digital, ovviamente, del disco non te ne facevi niente. Alla fine sei riuscito a vendere tutti i giochi per PS4? Quelli che avevi? Perché devo fare qualcosa qui? Cose che possono spaccare, vabbè. Ma non si pone. Vabbè, i topi non ci interessano. Ah, si può salire qui. Non l'avevo visto che si poteva salire. Ok. Quello di cartone. Ah, devo fare qualcosa. Devo far scendere qualcosa. Non so cosa, però, perché... Oh my god, ma perché c'è tutto questo schifo qui? Non per scato. Non so che devo fare. Aspetta un attimo. Spostati, Stan. Ho venduto un po' di roba, mi resta poco di valore. Il problema è che la console che ho ancora qui. La PS4? Sweet. Ah! Sono ciecato, ragazzi. Chiave, casella postale, macchina. Perfetto. Ora dovrei riuscire a... Qua non si può fare niente, vero? Devo andare alla posta. Andiamo alla posta. Vediamo cosa c'è alla posta. Oddio, scendi. Peccato, sai che c'è? Che se uno vuole una PS... Allora, ovviamente... L'usato c'è sempre, però se uno vuole una console ormai si prende direttamente la PS5 se la trova. Anzi, prima di andare là, fammi andare di qua prima. C'è una cosettina da fare.
Sempre se la posso fare adesso. Non riesci a venderla. A quanto la vendi la PS5, la PS4 da sola? Bene, non ce l'ho. Ah, c'è un bambino, c'è un bambino! Guarda che sono belli i bambini, guarda che bella doppiaggio che hanno i bambini. Sono troppo dolci i bambini. Li adoro i bambini. Cosa voleva che facessi la missione? Parla con Bill, l'allevatore della fattoria locale. Ma non c'è Bill. Forse è dentro il fienile, ma non ci posso parlare in questo momento. Vabbè, andiamoci. Ah! Dice che devo avere lui? Devo avere lui nel party. Ah, devo provare ad avere lui nel party, ok. Sorry to bother you, sir. We are elven warriors of the forest. I understand you might have a flute for sale. You want to buy the flute? It just so happens I'm a little giusto, ero un bardo. E volevo il flauto. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. Magical songs of enchantment. Enchanted. Magical songs of enchanted. A flute is just what I need to play. A flute is just what I need to play magical songs of enchanted. Non lo so se alla pro o alla base. La speranza sono letteralmente le madri vedendo il mercato la vendono in sono a centinaio. Ok, ok. A flute is just what I need to play magical songs of enchantment. Yeah, well, the only problem is the flute's in the barn, and there's where the crazy cattle are locked up. Damnedest thing I ever saw. Some of the cattle started acting real funny. I tried to calm them down, but they shouted something in German and then tried to kill me. Well, don't worry, sir. You just need the help from a level 10 bard and his warrior friend. Leave it to us. All right, if you say so. Here's the keys to the barn. Let's go. Le mucche zombie nazi. Non me le ricordo affatto le buone mucche zombinate. Ma perché? Looks like we got a fight on our hands. Your pain will be music to my ears. Me le ricordavo affatto le mucche zombinazzi. Allora. Mass Effect. Subito è pieno di invendute intorno ai 150. 150 forse è un po' troppo chiedere effettivamente. Ma dopo quanto hanno di... Mio Dio. Vediamo se riuscire ad addormentarle. Premi il tasto indicato, ok. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Sleep now with Jesus, for you are blessed. Perché ha preso fuoco? Par jure. Time to warm up the cramp. Check this out. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she said.
set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. That was for the coins. New material? Oh, but... Ma perché fanno i kamikaze? Ora che ci penso. Ok. Bracciale. Mi chiedo se l'hanno censurato sto gioco in... Hanno censurato queste cose qua dei tedeschi e dei nazi e della svastica su in Germania. Non credo di poter passare. Devo passare da sopra. Per me è sicuro, le svastiche sono censurate in tutti i giochi. Esatto, per questo mi chiedevo. Perché ad esempio... Aspetta, qui devo farlo cadere. Non so se lo sai. Devo cambiare. Ok. Non so se lo sai, ma su... Oddio. No, ok, no, non posso dirlo. Non posso dirlo perché è uno spoiler gigantesco. Però... Insomma, c'è una cosa che fa piuttosto ridere. E qua ci devo passare in basso, ovviamente. E... Hanno dovuto cambiarla in tutta Europa. Hanno fatto un'unica soluzione per tutta Europa su un persona, diciamo così. E fa abbastanza ridere come cosa. Hey, you did it! You elves were pretty all right. Did you find the flute? I sure did, Rancher Bill. And now my bardic abilities will be greater than ever before. Che mica male. Well, you earned it. See you around. Thanks, new kid. I couldn't have done it without you. Where should we go next? Anche Jimmy come amico. Grande. Ma mi sembra di non avere... No, infatti. È ridicola di base come cosa. Sì, è ridicola di base, sì, sono d'accordo. Mi esibirò per 3 volte a sera all'Asino Sornione a partire dalla settimana prossima. Ecco un assaggio della mia scaletta. Cos'è che ha 2 stampelle e adora essere un bardo? Ti arrendi lui? Wow, che pubblico fantastico. Che cazzo. È ridicola, sì. In generale la censura non ha mai senso. Proprio stupida di base. Cioè, oddio, capisco il senso, ma è stupida. Però, insomma, cioè, è come se, cioè, vogliono nascondere il passato. C'è una signora che sta a fare qui? Ah, sì, devo andare al signor Mikey per dire che ho soddisfatto la cosa. Questo che è? Quartiere. Ah, so di quelli che parlavo in mente, ma non so i dettagli. Stavo parlando con un amico a proposito di un possibile port remake. Allora, su un remake, allora, io spero che quantomeno facciano una remastered, comunque facciano un porting, perché sono belli. Ma sul remake io ho qualche riserva, perché ho paura che lo shonenizzino molto, passami il termine, come sono gli ultimi Persona, che sono bellissimi. Ma sarebbe rovinarli. Cioè, per carità, non è che non sono shonen quelli, ma sono un po' più maturi, sono un po' meno come i fronzoli. Sono un po' più ampi nel target. Invece tipo Persona 4, Persona 3, Persona 5 sono abbastanza... Non vanno mai oltre, anche se toccano argomenti pesanti. Ok, grazie, ti hai tirato me. You might be thinking I still have a hoarding issue, but you'd be wrong. Okay. Would you like to be friends on Facebook? Faccio l'amico on Facebook. We
io ho un po' di timore da questo punto di vista. Mi basterebbe, guarda, basterebbero delle remaster e dei remake. Se facessero dei remake, però penso ci sarebbero due modi per fare i remake di Persona 1 e 2, e sarebbero: o lo fai fedele all'originale, cioè magari lo smussi, tipo il gameplay è più semplice, meno incasinato, più facilotto tra virgolette, e lo fai comunque stando fedele all'originale, oppure semplicemente lo cambi e lo fai come 3, 4 e 5. Quindi le giornate, quindi le attività giornaliere, quindi i dungeon che vai appositamente, quindi i social link, eccetera, eccetera. Mi sono dimenticato che dovevo fare. Ah sì, devo andare a fare sta cosa. Caccia con Jimbo. Vabbè, i canadesi non posso farlo. Nascondino, mi mancano due bambini. Andiamo a fare sta missione. Non so se ci sono altre missioni che mi sono perso, però vabbè, vediamo. Andiamo qui. Quindi il più vicino è qui. La missione di minare i barboni l'avevi presa? Non ricordo se dalla polizia o dal sindaco. Ah, mi sono ricordato una cosa io. Minchia, me l'hai ricordata, grazie. Non c'entra niente con quello che hai detto, però me la sono ricordata. Di minare i barboni mi sembra di sì. Forse dal sindaco non ci sono andato, però. Io mi aspetto il remake del 3, la cosa più probabile, insieme al 6, direi per la... Sì, sicuramente il remake del 3 è la cosa più probabile. Shouldn't you be in school? Uno dei selling point sono i social link dating. Direi che... sì, direi che non si può fare senza. Il punto è che secondo me, per quanto io adori Persona 5, tipo Persona 5 Royale è il mio Persona preferito, ho paura che appiattiscano, perché una cosa che ho notato nei Persona dal 3 in poi, oddio, forse dal 4 in poi, è che mettendoci social link appiattisci la presenza dei personaggi, perlomeno quelli del party, ed è una cosa che ho notato un poco, cioè, perdono un po' di efficacia i personaggi. Quanti dello scudiero, ok. No, non volevo andare dietro, volevo andare avanti. Dove erano le poste? Ora sei completo da fare? Non ce l'hai. Andiamo a trovare. Quest completate. Novellino, caffè caldo. Tu che missioni dicevi? Devi minare i barboni. Il bardo, la chiamata degli araldi. È solo un cancello. Tardi. Canzoni magiche. L'abbiamo fatto. Me lo spandi al gore. Per il genitore, lavoro di merda. Il pacco del signor Maso, l'orchessa, ratti in cantina, sconfiggere il suo maiale. Trova Gesù, un fiore principessa. Forse no. L'ho fatta. Post office volevo andare. Però sì, penso che sia inevitabile, però... Mi aspetterei più un remake del 3. Però davvero a me basterebbe che l'1 e il 2 siano messi. Cambia ufficio delle notizie. What? A me basterebbe che rendessero che facciano porting dell'1 e del 2, le versioni magari per PSP, anche dell'Eternal Punishment, che dovrebbe non è mai uscito sulle piattaforme. Basterebbe questo. Però non lo so che faranno. Tra l'altro comunque di Persona devono fare un grandissimo evento di anniversario questo mese, se non sbaglio. Troie da dietro. Biggest damn Taco Bell I've ever seen. Makes the Applebee's look troie like da dietro. Perché mi fa ridere questa cazzata? Cos'è questa cosa che è chiusa?
Chiave della vecchia casella. Lo chef. Lo chef non ci sono andato. Io l'ufficio notizie. Posso entrare. A me basterebbe averli giocabili anche se esiste da via dubbiamente legale. Sì, ok. Lo so. Però sì, anche a me basterebbe che fossero giocabili. È questo che dico. Ma questa è una cosa che, di cui ho parlato anche appunto per il discorso della pirateria, che ci ho fatto un video apposito. È terribile che purtroppo uno debba... Cioè l'unico modo effettivo che tu abbia per recuperare certi giochi è tramite la pirateria. Oyster. Perché non puoi fare... Non puoi in altro modo recuperare certi titoli, ed è imbarazzante questa cosa. Ok, ma non posso prendere il Cin Pokémon lì dove essere piccolino. Non posso parlare con te? Mi fa parlare con te? Lì c'è un Cin Pokémon che non posso prendere. Vabbè, comunque ce l'abbiamo come amica, Easter. Quante ce ne mancano di amici per fare un nuovo beneficio? 3. Ok. Ma non mi pare che ci sia altro da fare qui. Vabbè, andiamocene. Mi devo ricordare che c'è un Cin Pokémon qui. L'anniversario dovrebbe essere intorno al 20. Ok, no, però non si sa nulla, no, ovviamente. Quel ragazzino che è là sopra? You seem like a pretty nice kid. Vabbè. Allora, missioni. Penso che andremo a fare questa qua principale. Fatto. Quindi, più vicino... Non c'era uno vicino. C'è la chiave del news office qua accanto. Non mi pare di avercela. Aspetta che vado... Aspetta, che forse non ci sono entrato al municipio? Sai che forse non ci sono entrato al municipio? Dobbiamo andare a controllare. Some mornings I wake up with a sore asshole. I must be sleeping on it, buddy. Ah, c'è niente. Avevo un Cin Pokémon da scongelare. Andiamo un attimo al municipio, che me l'ho dimenticato. Allora, Shin Megami Tensei 1 esiste solo in giapponese, ho trovato la roba GBA tradotta, ma insomma, sì, è l'unica cosa è farli così, perché altrimenti è terribile, però... Cioè, è terribile. Sinceramente, quello che dico nel video, sostanzialmente, se tu non mi permetti di giocarci normalmente, io che non mi permetti di comprarli... Sono cazzi tuoi, non sono cazzi miei. Ho detto papale. Se c'è disponibile te lo compro, se no ciao. Non è che mi devo perdere un videogioco perché tu non me lo vuoi permettere di giocarlo. Sai che non ci sono mai entrato dal sindaco? Avevo fatto solo quella della bambina bullizzata. Infatti non ci sono mai entrato dal sindaco. Hey kid, maybe you can help us with something. All these homeless people in South Park are making us look like a cold and heartless town. Ah, era questa la missione. If you beat the crap out of all the bums and vagrants, they'll leave town, and it'll restore South Park's reputation as a compassionate community. You gotta get every single one of those bastards, okay? Chop chop! E vai, andiamo a picchiare i senza tetto. Prima dell'inizio della scuola. Sciocchino, come stai, bello? Non è iniziata ancora la scuola? Vediamo dov'è sta missione. Il problema dei senza tetto. Trova tutti gli accampamenti dei senza tetto e picchia quelli che ci abitano. L'ho fatto quasi tutto, tra l'altro. Ne manca uno. Aspetta, dov'è? Ok, ma non mi dice dove. Devo controllare la mappa. Ah, queste sono tutte le cacce grosse con Jimbo.
Ok. E dove sono io? Dai, fatemi picchiare i barboni. Mi dissocio dal picchiare i barboni, però fatemi picchiare i barboni. Forse non posso farlo. Vabbè, andiamocene qui. Andare di qua, sì. I thought Butters get the worst titty twister around here. Da inizi il 15, ok. Devo trovare tipo i bambini, sì, esatto. E come ti senti, Sciarchino? Manca poco. Simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell. New Taco Bell opening soon. Very big Taco Bell. It's going to open in a few weeks. Thank you. Will this Taco Bell be serving enchiladas? What? Well, is it going to be a full menu Taco Bell, or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions. Just stick to the script as laid out in the protocol. But he wants to know if the Taco Bell will have enchiladas or not, sir. Damn it, we don't have a contingency for that. Michaels, isolate and neutralize the threat. Yes, sir. Look, it's a simple question. If this is going to be a huge Taco Bell, will it serve enchiladas? I think we have a right to know. Mark? Almost sneaky, yeah? Excited, but for your safety, we ask you stay clear of the construction site. Non ci crede. Ho fatto la seconda dose stamattina, avevo 39 di febbre. Diciamo che l'attesa non è delle migliori. Cazzo, 39 di febbre. Ora come stai? Nasce una cena scoreggia. Ok. Bruttato il ragazzo. Quindi devo. Aspetta, seleziona la loffa. Vorrei vedere prima se c'è qualcosa qui che non ho visto. No, non c'è niente. Hey, what was that? Perfetto. È troppo bello. Devo vedere. Leggevo la chat. Ah, ok. Sento molto meglio rispetto a stamattina, meno male. I don't think this looks like a Taco Bell. Oh yeah, try this one on the side. Ah no, volevo solo luttarlo. Fammelo far luttare. Porca troia, stavo morendo. Ah, potevo fare due cose, o eliminarlo in quel modo o ok. Comunque mi fa piacere, Sciarchino. Io, sai, ho fatto tutte e due le dosi e in nessuno dei due casi ho avuto qualcosa. Sono stato probabilmente uno dei pochi fortunati che non gli è capitato niente. Lo conosci questo gioco, Sciarchino? Troppo bello. Let's go. But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Nazi zombie. Die gleiche Not in ihren Puls gelitten haben! Here we go again.
Dove trovano la fascia della svastica non lo so, però per il resto sì. Per il resto facciamo finta che abbia senso. We have a big problem. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. È funzionato. Find locations for the bombs. No, mi ha funzionato. Then make up a fake story about an earthquake. Ce l'ho avuto, tranquillo. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move. Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. Grande. La Terra E è così famoso che è impossibile non averlo sentito nominare almeno una volta. Minchia. Il gioco è bellissimo. What the fuck? It's broken free! Die nicht, Herr Gerufenhund! Madonna. Ti consiglio davvero se non l'hai giocato. Surely my music is no match for a hero like you. I just took a galley from across the sea and boy are my arms tired. Vediamo quanto anno fai. Quando avessi Jimmy lampeggia. Minchia che danno che fa, non me l'aspettavo. Wow, giubbotto da SWAT. Minchia, ora divento uno della SWAT. Basta. C'è pure l'arma della SWAT? No, c'è solo il martello. Dovrei avere tipo un fucile per l'arma della SWAT. Guarda qua. Attacca di nuovo quando uccidi un nemico. Minchia, fortissimo, vai. A posto, ora sono un membro della SWAT. Perfetto. E lancio dell'uomo al suo piede. Sì, sì. Aspetta, è vero. Però non ho... vedi. Artiglio dell'uomo al suo piede. Non ho abbastanza... Non sono ancora a livello. Non sono a livello, la piglio. Aspetta, prima di prendere questo oggetto. Ah, la lancio a livello 8? Hai ragione! Ma non ha effetti. Non ha effetti. Questo qua ha il 20% di danni in più se l'attacco è perfetto. Inizia a sanguinare se l'attacco è perfetto. Cioè, capisco questo, sinceramente. Il Devia l'ho messo io in più. Questo è più forte, però questo qua ha degli effetti in più. Veramente lo preferisco. Faccio più danno se faccio le cose per bene, quindi. E alla fine non è difficile fare le cose per bene. Qualcos'altro? Che bello sto gioco, Sharkir. Ok, abbiamo preso il registratore. E mo? Torna all'agi. Era un nazista quello? Non si può essere un nazista. Io seduto sono troppo stanco per seguire. Oh cazzo, mi ha colpito. Ciao Aug, grazie per essere passato. Passa una buona notte. Madonna, me lo stavano ammazzando. Dare giure. You guys been great. Che poi non so manco che vuol dire, magari sto pure bestemmiando. Non lo conosco. Oh,
meglio muoverci, che qua ci stanno facendo il culo. Ecco il Judeo Jutsu. Jitsu. What the fuck? Che danno da sanguinamento avevo? Vabbè, non puoi utilizzare. Perché non puoi utilizzare oggetti, Kenny? Capito, c'ho bisogno di questo. Salvaci tu, Kenny. Minchia! Sì, continua. E non ho capito, come sono morto? Ah no, è vero, di puro solo io. Ok. Ok, c'è bisogno di iniziare a fare cose pesanti. Almeno lo stunno. Ma perché muoio così? Giuro che non capisco. Mi sfugge qualcosa? Che faceva questo? Cos'è la negazione? Non li posso toccare, forse? Dormetteli un po'. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Sleep now with Jesus, for you are blessed. Non li colpisco più da vicino. Ecco. Però quello lo devo ammazzare. Perché mi curo un pochettino. Once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she mi sarebbe piaciuto che gli avrebbero fatto cantare altre cose. The maiden from Stoneberry who is also your mom. Wow, what a terrific audience. Era quell'unicorno gigante? È la cosa più bella del mondo, l'evocazione di Kenny. Buonasera, come stai, Paolo? Stop!
Il colloquio oggi pomeriggio è andato bene, non mi volevo tenere sulle... Bella, bella. Quando ti faranno sapere? Madonna, tutti morti. O ci sono gli zombie nazisti in giro. Ieri avevo così tanto mal di gola che non riuscivo a parlare, mi sono praticamente drogato di... Ma non riesco a mirarli! Sti cazzo di nazisti! Lo so, spero presto, ma poi sicuramente non entrerò, però è importante che risulti idoneo. Perché dici che non entrerai? Ti aspetti proprio che non ce la farai? Non sono assegni di ricerca e altri in bandi di dottorato. Ah, ok, ok. Scusa, ho letto dopo. Close your eyes, no more thinking about your troubles. Sleep now with Jesus, for you are blessed. Fatto male, però fortunatamente ce l'ho fatta lo stesso. Non male che c'è Jesus. L'ho fatto troppo presto, maledizione. Watch and be amazed. An amazing feat of skill. There once was a maiden from Ma contro questi nemici comunque non devo utilizzare Jimmy. Boy did she swallow. I had a nice lance that she says that she said set up her. The maiden from Stoneberry who is also your mom. Wow, what is with the Gordians? E siamo in 20 per due posti e io partivo molto basso. Ah, ok. Fatto più caldo per il sanguinamento. E sinceramente farò questo. E poi swappo finalmente. Penso che prenderò Butters. La cosa migliore. You guys have been great. I hope you fellas don't get angry, but I have to smite you. Vi può confermare o ribaltare il risultato? Ovviamente. Ovviamente. Il colloquio può essere qua. Può succedere qualsiasi cosa. Ma così lo ammazzo. Anche tu hai visto qualche volta. Oppure sei meme. Sì, ci sono zombie nazi. Non ti fare domande, Paolo. Non credo se le facciano neanche i creatori di South Park. Obsidian. Perché è in trentesimi di voto. Però non devo prendere 10 perché è in trentesimi di voto. Per tanto che l'ho visto, anzi proprio stasera l'ho guardato. Ok. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh, shh. All right.
We're gonna have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're gonna just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. No, non hai capito niente. Not in our town. No, non hai capito niente. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Ecco. Livellato. Nuovo attacco. Piaghe d'Egitto. Evoca un mix di pestilenza, grandine impetuosa, rane e insetti volanti e fai sprofondare i tuoi nemici nella disperazione. Sei dalla parte della legge, quindi assolutamente sì. Guarda, sono la SWAT. Oh mio Dio. Però non posso potenziarlo. Esatto, dice le persone ovviamente. Però qua i tuoi attacchi ora lasciano tutti i tuoi nemici schifati. Questo mi piace molto. Guadagna, cioè sono sia credo che siano sia col sanguinamento che schifati. Questo cos'è? Guadagna fretta, più danni subisci. No, previsco questo. Mi piace un sacco la circonscisciabola. Andiamo dai Dark. Non volevo utilizzare Piaghe d'Egitto. Adesso, al prossimo incontro la vediamo le Piaghe d'Egitto. Però prima devo parlare con i Darkettoni. Are your hobbiters failing you? I gave you your quest. Enjoy your popularity and 1.9 children in your 401k, conformist. Ah, mi devo per forza vestire, suppongo, se no non funziona. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Devo ballare? Less enthusiasm. You call that smoking? God! Totally fucking bullshit. I'm feeling the rage. I like what you did with your coffee there. Whoa. Questo è ballare? Era un dark alternativo, esatto. Dark della SWAT. Yeah, that was pretty good. I felt this pain. All right, Nuke, you look proving yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Ho 46 amici su Facebook adesso. Isn't it great to finally know how much everything sucks? Hai ragione, ma tutto schifo. I'll show you how to eat people's souls if you want. Okay. Make yourself at home. You're safe here. We're gonna go to the graveyard later and dwell on our own mortality if you wanna come. E quanti profili fa? No, credo che siano tutti profili veri. Piccolo Dark, Pete, Michael, Henrietta. Ora c'ho una... Aspetta, fammi rimettere... La roba della SWAT. Così sono un ebreo della SWAT. E poi abilità, benefici. Vediamo un po'. PNT contro sui scenari.
Le azioni usate sul tuo amico ora lo rianimano con la salute al massimo. Questo può essere buono. Infliggono più danni ai bersagli storditi. Ok. Il primo attacco di ogni combattimento infligge danni extra. Buono. Ottieni doppio ogni volta che usi un oggetto curativo. Contrattacca i nemici col culo. Richiede mana ma infligge più danni di un contrattacco con le armi. Può essere buono. Infliggi danni aggiuntivi quando utilizzi un attacco magico con le tue armi da corpo a corpo a distanza. Poco la scorreggia. Chiappe poderose, recupera un po' di PP ogni volta che sferri un attacco magico con la tua arma, col culo. Un po' di F, no? Assolutamente ferito, grazie all'utilizzo di oggetti curativi i tuoi attacchi infliggono danni per un po'. Diventa maestro del passivo infliggendo danni extra contro i nemici incazzati. Capisco questo. Generale. Ok, ma abbiamo un problema. Io devo fare sta cosa qua di Jimbo e non la posso fare. Non so dove la devo fare perché qui non mi fa andare. Dovrei andare in cucina, suppongo, ma non posso andare in cucina in questo momento. Peccato che non sia il Fashion South. No, guarda, a dire la verità, se ricordo bene, c'è una quest barra zona in cui puoi andare e farti fashion. Però mi pare che fosse proprio una quest principale. Allora, qua abbiamo. Perché abbiamo tutte queste cose qua? Ma per l'appunto trovo un posto dove mettere la tua salsiccia ammuffita per tirare il cane rabbioso. Ah, questo l'ho già fatto. Usa una bottiglia di alcol denaturato per uccidere il batterio mutante. Dice che devo farlo qui. Ma mi immagino di doverlo fare dentro. Non lo posso fare in questo momento. E l'altro pure sicuramente non lo posso fare in questo momento. Perché l'altro mi dice: usa una pozione di Poutine per trovare e sconfiggere lo scorragno canadese. Beh, scorragno canadese è in Canada. Problema dei senza tetto. Devo trovare i bambini. Vabbè, sai che ti dico: intanto proseguiamo con la storia Excuse me. principale. Che c'è? Ah, boh, excuse me, Gerald. Allora. Una mappa nuova e andavo tutto distrutto. Alcune cose sono andate distrutte. Sostanzialmente è caduto è caduta l'astronave della scorsa live. E adesso si sono formati zombie nazisti. E quindi tutto distrutto. C'è la SWAT, ci sono i militari, eccetera, eccetera. Ah, per scherzi con Cartman contro Kyle, parla con Cartman. Per scherzi con Kyle contro Cartman. Qua devo decidere. Ah, è vero? La live volgarissima dell'astronave me la sono persa. Quella era. Adesso cosa devo decidere? Oddio. A me gli elfi, non lo so. Però Cartman mi sta pure sulle palle. Devo decidere ora. Oh mio Dio. Come decido? Come faccio a decidere una cosa così importante? È un brutto nome. Andiamo da Kai, dai, andiamo da Kai. Andiamo da Kai, dai. Pull in chat? Facciamo un pull se devo decidere Cartman o Kyle. Va bene, aspetta che salvo intanto. Siamo io e me stesso. No, vabbè, dai. No, volevo decidere comunque. Non siamo abbastanza, dai. Volevo decidere io comunque per Kyle, dai. A Twitter Raven has told me of your success in recruiting another faction. Simply call them here and your dedication to the Drow Elves will be complete. Climb up into the treehouse and summon your allies. Mi dirà a morte, però. Cartman, però. Lo so. C'è qualcosa qui? Ah, c'era qualcosa qui. Ah, vabbè. Però lo facevo il poll, lo facevo il sondaggio. New kid, I'm Cazzata. sorry I ever doubted you. I hereby make you a member of the Drow Elves of the Forest. Yay! New kid, you have our friendship. I hereby level you up to the rank of Commander! Mandante coglionazzo, perfetto. My lord,
My lord! We know where the humans are hiding the stick! What, really? We just intercepted their messages on Twitter! Ah, you shot down their message, Raven! Right, right, we shot down their Raven, and the evil Wizard King has hidden the stick inside his desk at school! Ah, dude, of course! Come and hid it in his desk! Oh, si va a scuola! We know where the humans are hiding the stick! I knew Carmen was cheating! We shall march on! È importante essere svegliati, sì. Sai che non mi ricordo Eragon. Ah, Eragon non lo so. Oddio, avevano fatto un film di Eragon. Faceva schifo. L'avevo visto. Defenders of freedom! We thank you for your courage in joining our fight! Tonight, we are no longer elves or goths. Tonight, il film è una merda, lo so. I feel like such a homo sapien right now. The elves are here! They have blown their war horn! Blow our stand! Okay. Elves, flank left! Goth kids, prepare to attack from behind! The front's barricaded! Commander Douchebag, see if you can get in through the side entrance and take out their defense. Eletti adolescente? Oh, Santa Lancia! Questo colpisce il bersaglio e il nemico dietro di lui, questo è buono. Andi con un attacco perfetto. 10% di danni per i debuff su di te. Potrei provarla. È più scarsa di quella che ho io, mi sembra. Sì. Però potrei fare qualche prova. La testiamo. Attacchi glaciali, dai. Vabbè, so che i libri sono buoni. Io so che i libri sono buoni. È il film che fa cacare. Purtroppo. Questo è buono. Quell'armi è buono. Potrei fare un po' tank. Ah sì, prendiamo una mano. Combined? Ok. Sì, purtroppo sì. L'avevo visto pure il film, senza avere la minima idea dei libri. Io non ho letto neanche i libri. Dopo è orribile il film. A prescindere... Che tu conosca o meno la fonte originale, fa cacare. Se mai leggerò per risentirmi un po' meglio, cioè, perché no? Non ce l'hai? Che vuoi? Vuoi fare qualcosa? This calls for a little bardic access. Open sesame. Ah, ovviamente. Ovviamente, perché solamente un disabile può aprire. Può togliere la barriera architettonica. Ovviamente. Ma che cazzo. Go kick their ass, Sir Douchelot. We cleared the way to the door. You do the rest. I am Death, destroyer of worlds. And Death, destroyer of the world. Aspetta che cambia. È vero che ho preso Kain. Ah, ci sono solo loro due. È vero, perché gli altri... Quindi penso che farò... Porto Jimmy. Ma come mai sei vestito da rabbino? Perché sostanzialmente quando arrivi a un certo punto della trama, quando ti promuovono, ottieni vestiti nuovi della classe iniziale che hai scelto. Vestiti migliori. Come se avesse levelato la classe di per sé. Ma lì c'è un Chim Pokémon. Come faccio a prenderlo? Che puoi fare, Kyle? Not exactly sure what you're asking. Come prendere questo Chim Pokémon. Ah, forse ho capito.
you're asking. Ah, sto chiedendo a te. Not exactly sure what you're asking. Oh mio Dio. Esatto. Asinotron, grande. Sì, sostanzialmente funziona così. Ma puoi vestirti comunque come ti pare, però capisco stare un po' in character fin quando che l'equipaggiamento è decente. In character, in classe, in ebrio. Cos'altro da prendere qui? Sì, ok. Andiamo. Wow, what a mess. The humans went nuts in here. Piccolo Dacket. Ti ha inviato un messaggio. Perché in questo gioco non ci sono gli omicidi veri? Questo gioco fa schifo. Rapide l'ebreo, esattamente. L'ho scelto apposta. Bellissimo. Posso fare qualcosa? Ah, probabilmente devo fare un giro. Don't throw your life away. Buttare la tua vita. Per il videogioco di Shadow of the Colossus, la parodia. La roba da prendere qui? No. No. Via tutto, via tutto. Pallone da basket? Ho un'arma nuova? Sì. Oh la madò. Rimbalza fino a colpire un bersaglio casuale. Colpi per danni extra efficaci sulle armature. Agi sulle armature, ok. Vabbè. Ora la palla da basket posso usare. Qui ci sono varie cose, qualcosa la compro perché fa sempre piacere. Mamma mia, troppo forte. Oh, this is not good. For Zaron! Uh-oh. Well, this sucks. Qualcos'altro qui? No. I killed your friend. Quello è fuoco. Lavagne invisibili. E ora un bel fuoco. Ma tu eri un nemico, manco ci avevo fatto caso. Vediamo un po'. Tom Clancy lo chiamavano. Ah, dovrei poter colpire dietro, vediamo. Yeah, perfetto. Parla dio del KKK. Chi è il KKK? Cosa mi combini tu? Via della spada. Stan incanala la sua indole eroica e attacca un nemico con una scarica di colpi. Premi quando vedi. Ok. Minchia! Oh no, ha rianimato. Porca troia, l'ho rianimato. Ah, ma mi hanno detto che dalla terza stagione di The Office migliorava, ma per adesso me le prime due sono le più divertenti. Adesso c'è troppa storia e poche gags, troppa serietà. Ci saranno sempre momenti più seri. Anche perché comunque è anche slice of life ed ci sarà bella roba. Però sì, vai avanti. È incredibile. Are we playing or what? Vediamo le piaghe. Vediamo le piaghe finalmente. Cosa devo fare? Quando la luce è sopra di te, premi sopra, sotto, destra, sinistra. Ah, in qualsiasi ordine, ok. Oh.
Che cazzo. Vediamo come va con la palla da basket. Quando lampeggia, premi per attaccare. Per vabbè, scorreggiare non posso. Ah, è vero. Che deficiente. Cioè, la cosa per ribattere. Sono deficiente. Guarda, di gags ce ne saranno tantissime, però è anche normale. Ci sono anche tante cose divertenti. Allora. Perfetto. Ok, ha sprecato un turno. Faccio il culo. Vai, Stan. Ho giocato malissimo, però l'ho fatto. Guanti del negromante. Wow, posso fare il ne... Il... Scusate, no, 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 ne... no, necromante. Necromante. Ok. Contro gli zombie. Danno. No, no, necro, necro, necro. E poi questa è pure una stronzata incredibile. Ho fatto casino per sta roba. Ah, vuoi vedere che ha messo quella cosa là perché non posso... Non posso petare perché sennò... Infatti. Devo prima... fare così probabilmente. No. Ah, c'è pure un passaggio là. Lo facciamo. Sì, forse è meglio che stai zitto. Holy crap, that thing's huge. You'll pay for that. You'd think they'd know better. È stunnato però. Vai prima. Stan purtroppo è il personaggio che è meno particolare. Ah, c'è un puntino bianco nella live, non lo vedi in basso? Puntino bianco nella live? Di che stai parlando? C'è poco. Non ho capito. Quale puntino bianco? Non vedo nessun puntino bianco io. Mi stai a trollare. Vai, passa, passa. Ok.
Posso scendere? Dimmi quando hai fatto, così lo vedo. Quale sarebbe il puntino bianco? Non capisco a che cosa ti riferisci. Lo schermo passano l'altro, il puntino rimane. Io non vedo niente nella mia live, sto guardando dal cellulare e non vedo niente nella mia live. Quello sul bordo in basso. Basso dove? A destra o a sinistra? Ah, ho capito, l'ho visto. Non vedo niente nella mia live. Aspetta un secondo che tabbo. Sì, sì, l'ho visto. No, non c'è niente. Non c'è niente da me. Comparso appena hai tabbato? Stay back, you guys. Something is seriously wrong with the hallway monitors. Help, please. Dude, that's Gary Nelson. Be careful, he can still bust us for not having hall passes. We came to school the morning after the earthquake to report for duty. We didn't know school had been canceled. We heard a sound from down here. Found this green goo. It was everywhere. Changed the other hallway monitors. Well, it kind of serves you right for being a patsy ass hallway monitor in the first place. Something. Ah, era la freccia del mouse. Oh mio dio. Somehow that green goo makes hallway monitors even lamer. È diventato razzista. Ah, non ci ho fatto proprio caso che avevo spostato il mouse, scusa. Ok, devo fare il culo a sti qua. Penso che le piaghe già siano un'ottima cosa. Le piaghe devo imparare a usarle un po' meglio, però. Allora, hai ragione, non ci avevo fatto caso del mouse. Catherine non puoi colpire ad aria normalmente. Questo può essere buono. Posso. Io un po' tiro col basket che non l'ho mai fatto. Hello? È rimbalzato dove non doveva rimbalzare, però ok. Prego giù da Ojutsu. Dai,
colpirei normalmente. Prima il cane, però. Go boy! Non devi suonare i tasti per le piaghe. Una direzione, una piaga. Appena finisce una piaga, ricompare la luce. Devi premere. Ah, sai che non ci avevo fatto caso. Grazie. Non ci avevo fatto caso. Vai. Perfetto. Avevo visto che la luce ricompariva. Mi fa morire comunque che deve uscirgli per forza. Gli esce per forza ogni volta la fascia nazista, la svastica. È automatica la cosa. Lasciamo perdere il fatto che diventa uno zombie e diventa nazista, ma che il fatto che deve uscire per forza la svastica è incredibile. A quanto pare ogni piega ha il suo effetto secondario. Sì, ho notato questo. Dovrei scegliere quello migliore. Probabilmente posso fare qualcosa di... cosa di buono devo fare qua. Ah, tu puoi fare qualcosa? Ah, quindi tu puoi fare effettivamente qualcosa? Worth a try. Sparky, here boy. Ma che cazzo? Ma seriamente? Povero cane. Madonna! Raldi, Token e Sten si sfideranno a duello nella foresta di Elf e mirati il Ranger campione che spacca un po' i culi. Scusa, ho avuto un calo di connessione. Stai dicendo a me? Ha preso... Sten ha preso il cane e gli ha fatto fare la pipì. Credo che stesse facendo di quello. Stiamo parlando di... Attacco perfetto, colpisce un bersaglio e il bersaglio dietro di lui. Minchia. Assolutamente sì. Ma puoi scendere? No. Era buono giusto per fare questo perché poi dovevi andare di qua. Ah no, quello che stavo dicendo a me fa morire. Scusa. A me fa morire il fatto che non solo diventano zombie nazisti, ma gli esca automaticamente la fascia della svastica. Al braccio. Don't touch that green stuff. Devo fare qualcosa, perché forse è qui che si fa la missione secondaria. Boiler room. Viene Ariana, certo. Ovviamente. Broken Butters, Cartman, Clyde, Stan. What? Ah. Boss fight. I'm over it. Dude, what is the hold up? Quanta vita che ha. Pure abbastanza. Attack. Vai. E gli facciamo il culo. Mi sono bloccato male. Ricorda di tanto, forse posso togliere il buff.
No, non me l'ha fatto togliere. Quindi forse non posso. Si curerà in continuazione. Vedi, il danno glielo facciamo, però si cura pure. Oh my god. Allora, stun credo che non posso farlo. Forse è meglio il sanguinamento. Se lo posso fare sanguinare. Sì, sembra di sì. Allora, a dire la verità, io credo che la cosa migliore sia mettere Jimmy in questo caso. Più utile, decisamente. Direi... Potrei continuare così. Se continuo così... perlomeno gli contraccambio la cura che si fa col sanguinamento. Sai che non lo so, non ci ho mai pensato. Come hai pensato, sai? Cos'è questo? Suonando la temibile nota marrone, le viscere di tutti coloro che l'ascoltano si lasceranno andare. Non credo che funzioni contro un blob. Però questo. Non lo so, non ci ho mai pensato. Da questo punto di vista ruolistico. Chissà se ci hanno pensato davvero, Paolo. Sì, che gli lanci tipo la cura e gli fai danno. Ho capito cosa intendi. Potrebbe. Perfetto. Vediamo. Ah no, aspetta, posso fare solo uno. Non posso usare le... Ok, vabbè, lasciamo perdere. Faremo... vediamo se funziona. Nota marrone, premi ripetutamente A. Funziona... non credo che abbia chissà che effetto verso di lui. Vediamo, vediamo. Però non credo che sia considerabile zombie lui. Vediamo. Ah, aspetta, forse però questo gioco non ti permette di utilizzare gli oggetti sugli nemici. Una cura? Tipo questa? No, infatti posso usarla solo su di me. Vabbè. Una cosa la utilizzerò su di me. Credo che... sì, questo facciamo. E che danno che io ho fatto. Sì, no, non si può fare. Non si può fare, purtroppo. Vediamo quanto ne fai. Minchia! Qui 20. Perfetto, abbiamo fatto questa boss fight secondaria. Ne manca un'altra adesso. Però l'altra si fa in Canada. E al momento il Canada è off limits. È incredibile che ci sono tutti i samples di tu. C'è niente altro. Ok. Il Canada poi è bellissimo. Non vedo l'ora di far vedere il Canada. Sarebbe stato davvero una chicca comunque, sì. Douchebag, se you're listening, I know you've been tricked, but I forgive you. Join me again, and together we'll rule the land as master and slave. Master and slave. Tra l'altro, ad esempio, un mio compagno... cioè, io e un mio compagno non possiamo curarci a vicenda con gli oggetti. Possiamo solo resuscitarci a vicenda.
Quindi è limitata la cosa, diciamo. È un po' strano a dire la verità come scelta, però ci sta, secondo me, comunque. Il gioco comunque non è particolarmente difficile. Quindi ci sta. What we need is some collateral damage. Let's get closer to the barricade. There he is! I've got plenty of dog poop, Douchebag. Hit it. Swine checking? Yeah. Fuck you, Butters. You're worth as human. I hope I don't hit my own wall coming down. Oh, finalmente l'hai messo là. Ah, maledizione, ho fatto male. Posizione di ribattuta, ok. Fatto risposta. Aia. Rimbalzo. Ah, questo resuscita. Allora, mi direi che faremo le piaghe. Vediamo un po' cosa fanno le diverse piaghe. Ok. Come volevo dire, fondamentale. Questi bambini. Dai, adesso li facciamo scagazzare tutti. Ad area con quattro nemici. Fortissimo, minchia. Costa tanto, ma è fortissimo. Ah, troppo presto l'ho fatto. No! Le pieghe costano 20. Va, un resuscitamento lo facciamo. Col tacco. Ok. Adesso potresti già fare del buono, direi. Forse potresti pure ammazzarlo. Vediamo. Quasi. Pega di questa. Aspetta un attimo, Kyle, fammi vedere se c'è roba. Ah, beh, questa è. Mamma mia, questo assalto incredibile. Siamo contro Butters. Il nostro amico Butters. Porca puttana, Butters, come stai messo? Facciamo questo. Vediamo se riesco a stunnarti.
No, sei una, ok. Judo Jutsu non va bene. Dobbiamo potenziarci. An amazing feat of skill. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Madonna, wow, what a terrific audience. Pure, okay. House. Wow, what a terrific talk. By the hammer of letters! Whoa. Io resto qui per qualche minuto, sorry, come va? Salve a tutti, no, tutto a posto, come stai tu? Devo togliere l'armatura, è troppo. Tu piuttosto, come stai? Vorrei riuscire a togliere a diminuire la difesa. Un po' assonnato. Io stamattina mi sono svegliato prestissimo e poi ho fatto fatica a prendere sonno. È fastidiosissimo quando succede. Vabbè. Nulla di che, dai. Ok, non lo posso stunnare, però credo di poter... Io ti metterò ancora di più, tanto devo toglierti pure l'armatura. La circonscisciabola... Forse è l'attacco più forte che c'ha, è fortissimo. Alle 6. Alle 6. E ho iniziato a dormire a luna. Quindi figurati. Abbiamo finito a mezzanotte e mezza a giocare a Silent Hill. E abbiamo concluso Silent Hill ieri. Cosa incredibile che è Silent Hill. Stan. You guys have been great. Fresh meat for my trusty wolf companion. Oh minchia, complimenti. Lo dovevo aspettare da un come si chiama? Paladino. Per me sei un po' assonnato. Troppe cose da fare. Dai, fagli il culo. Scudo protettore. Troppo peso forse. Ok, così distrutto. Voglio fare il suo turno, chiamole così. Vedi pulito tutta casa e sei distrutto per questo. Comprensibile. Porca puttana che danno. Mi dispiace, Butters. Martello tempestoso di Butters. Shadow of the Cyclopsus. Bellissimo. Adoro queste citazioni. Vabbè, l'avevamo già vista questo qua, però adoro queste citazioni. Anche se non mi pare che ci siano altri giochi che hanno messo queste cose. Andiamo di qua. Preso questo? Sì. E credo che adesso dovremmo combattere contro Cartman. Non adesso, tra poco. Sì, è carina, sì. Do una mano. Vai con le piaghe. Guarda le piaghe, somma.
Ci sono tre attacchi, posso decidere io più o meno quale fare e quale non fare, insomma. Dude, what is the hold up? Pronto a ribattere. Oh no, you don't. Fa troppo presto. Quello è scappato perché è morto. Pongo. Dovrei riuscire a colpire tutte e due di verità. Tanta roba. Le avrei ammazzato se avessi fatto in un'altra maniera. Grande. Provo un attacco a forbice. Cappuccio del necro. Necro. La parola necro. Come gli sta sembrando? Ma io l'avevo già giocato, L'avevo giocato tanti anni fa ed era bellissimo. E rigiocarlo... è bellissimo lo stesso. C'è Pokémon. Aspetta. Pterokan. Necro di necrofilia, esatto. Di necrofilia. È troppo bello. Tu l'avevi giocato? Non mi ricordo se tu l'avevi giocato. Girls, non si può andare. Nice guy. Fresh meat for my trusty wolf companion. Diamo una mano ai compagni, che facciamo? Vai. È troppo bello, insomma, è troppo bello. A te piacciono pure gli RPG? Tanto non dura molto, Una quindicina di ore giocandolo normalmente. Se fai tutto, una ventina. Quota risposta. Anche elementi alla Paper Mario, diciamo così. Nuova amicizia. Nel Game Pass non credo, no. Io lo sto giocando, io ce l'avevo su... l'avevo preso su Steam 6 anni fa. Il gioco comunque costa niente, letteralmente, quindi. Vinti ha inviato un nuovo messaggio. Sei gay, grazie. Aspetta, c'è roba qua. È troppo bello. Schifo. C'è niente qui? Ok. Però che schifo, mamma mia. Badass is in there with the stick. Commander Douchebag, lead us to victory. E fammi andare prima qua. Oh, Lemmy Winks. O furbo? Nuova richiesta di amicizia da parte di Topo Furbo? What? Ma è un topo! Non capisco. Vabbè, non fa niente. La mega boss fight contro di lui, mi sa. Cartman.
You're a traitor, douchebag. How could you? Because he knows who the cool kids are. Go ahead and kick Cartman's ass, new kid. I brought you into the game. I made friends with you before anybody else would. He doesn't want to play with cheaters. I understand the elves have clouded your mind. Fight it, new kid. Come back to the light. Attack Kyle. What are you waiting for, dude? Punch him right in his smug little lying face. Get him, new kid. It's not me you should be fighting, it's him. So pick a side. Kick his ass, douchebag. I can't believe this is even a choice. No, non ci credo neanche io che sia una scelta. Douchebag is a double agent, you dumb elf. He's been working for us all along. Right, douchebag? Sika del Fede... What? Too good a person to be working for Cartman. Don't listen to them, douchebag. No, you aren't. Sostanzialmente, se non sbaglio, devo. Cioè, immagino di dover attaccare uno dei due. Beh, fa tutta sta strada, che faccio? Me ne torno indietro? Oh, you motherfucker, I knew you were a fucking douchebag. Affanculo, Cartman. Sono da solo, tra l'altro. Contro Cartman sono da solo. Che magia. Se non posso stordire. È un mago alla fin fine, dai. Ok che è un boss, quindi forse non lo posso stordire. Ma infatti, a prescindere è immune. Che è un boss. Faccio gelato. Ciao Davide, buonasera. Ti sta lanciando le magie, Cartman. Non mi fa morire dalle risate. Mi sa che se lo faccio incazzare non mi cambia niente alla fine, tanto. Tanto è un mago. È pure immune quindi all'incazzamento. Patatina al formaggio. Mangia pure lui. Come stai, Davide? Ah no, ok, ma attacca. Oh mio Dio, è lo scontro di onde energetiche! Non me l'aspettavo, è lo scontro di onde energetiche! Buonanotte Paolo, ti stai perdendo una cosa epica, ma buonanotte! Buonanotte Paolo, che cazzo! The evil wizard has been defeated! Great job, new kid! Goth kids, take the stick from inside his desk! Victory is ours! Hey, wait a minute. Our desks don't have insides. What? Desks at the school just have tabletops. But Twitter said that... Look over here. This desk has writing on it. Check my locker. Whose desk is that? That's Clyde's desk. Hey, Clyde. Greetings, humans and drow elves of Zarad. Clyde! He took the stick! While you've all been busy fighting amongst yourselves, I've been in the kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. Oh no, it's more of that green stuff! With what I have found, I shall raise an army of the dead. Gli cresce la fascia. Clyde, but why? I banished him to be lost in space and time, and now he's all pissed off. So you see, fools, I control the stick and the future of the Earth! Clyde, do you want a sandwich? Not now, Dad. I'm making a Ruler of Darkness video.
Whoever controls the stick controls the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms and strip both kings of all their power. Motherfucker! Oh, hello, boys. Can we speak to Clyde, please? Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Vediamo se Franz. Come and get it, losers! You can't do that, Clyde! You're lost in time and space! No, I'm not. Yeah, you are, asshole! Army of Darkness, defend the fortress! Si è incazzato, Clyde. E quanti sono? Greg! Greg, you're on my side! You don't have authority anymore. The keeper of the stick said so. This can't be happening. God damn it, I have fucking authority! Sorry, warriors and wizards. I'd love to invite you into my fortress of darkness, but I'm afraid you're too late. Too late? What do you mean we're too late? There you are, Butters. Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime. Oh, shit, it's past our bedtime? Dude, I'm gonna get it. Clyde, it's past your bedtime. Okay, coming, Dad. Ok. Ah, oppure due aggiornamenti, me lo dimenticavo di fare. I peccatori di Romante, ora le pieghe infliggono ancora più danni. Questo mi piace. Quando usi la pestilenza o grandine impetuosa, tu e il tuo amico ottenete un bonus all'attacco. Perfetto. Devo tornare a casa. Dov'è casa mia? È un po' lontano. Ah, neanche troppo. Ah, ma sta cosa... Infatti... Questa è una cosa che potevo fare ben prima, ma non l'avevo fatta. Guarda, la porta tutta sfondata. Questo non l'avevo fatto. Bello da giullare. Lo sarò mai, però... sta. Andiamo a dormire. È tardi. Devi fare un cazzetone. Hello. You missed the news. Looks like we're gonna have the country's largest Taco Bell in our new town. Mommy and Daddy spied on your Facebook page and saw that you're making lots of friends. Why don't you tell us about them? No? Okay, well it's late, sweetie. Head on up to bed and I'll be there to tuck you in. Go on to bed, sweetie. I'll be up to say goodnight. Your mother said get to bed. Now do it before you get grounded. Andiamo a dormire. La volta che siamo andati a dormire non è successo niente di bello, quindi... So che ci sono, poso un bel po' di roba che tanto non me ne faccio niente. Ma ci sono cose che devo togliere, aspetta. Faccio un po' di pulizia perché ci sono cose che... L'altra roba qui. Esatto, almeno cose che posso utilizzare è meglio tenerle. Beh. Cappello, tanto un sacco di roba la posiamo, almeno non ci dà fastidio troppa roba nell'inventario per niente. E magari mettiamo cose buone in generale. A posto. Credo che non ci sia altro a parte forse qui. Esatto. Facciamo un po' di pulizia, è troppo casino.
Meno male posso posare tutto. Spada dei finali è buono. Aspetta, sono a livello 12. La posso utilizzare la spada dei finali? Oh mio Dio. Tiene un boss attacco quando c'è un nemico. Ma quanto cazzo è forte? Subito. Cosa ti posso mettere? Chi ha un colpo extra? Con una che fa già tanto danno. Oppure abbiamo cose migliori effettivamente. È decisamente migliore. Arco da battaglia, perfetto. E gli mettiamo, vediamo un po' cosa abbiamo. Due sanguinamento in caso di attacco perfetto. L'attacco rimuove, no, facciamo questo, mi piace. Perfetto. Almeno mettiamo le cose come si deve. A sto punto pure per l'equipaggiamento, forse ho qualcosa di meglio. È la roba da necromante. Ehi, Godò! No, procede bene, sono successe tanti colpi di scena. Che ti dico? Sto facendo un pochettino, sto andando a dormire per la seconda giornata di notte. Oddio, mi sono perso il vestito? Mi sa che mi sono perso il vestito. Mi sa di sì. Non so che mi sono perso un vestito. Io vero sta roba. Cioè 3 pp ogni turno è tanto. Fatto riassunto. Allora, che è successo? Della storia principale semplicemente sono andato a fare i darkettoni. I darkettoni si sono uniti a me dopo che ho fatto un giro assurdo. Tuttavia, cosa abbiamo scoperto? Che cadendo ti ricordi l'astronave che è caduta? L'astronave conteneva del liquido. In questo liquido, se uno ne viene a contatto, diventa un nazista zombie. E quindi ora abbiamo un problema di nazisti zombie in giro. Nello stesso momento sono dovuto andare a recuperare il bastone da Cartman perché mi sono messo con gli elfi, però in realtà Cartman non ce l'aveva, ma in realtà ce l'ha Clyde, che era stato bandito da Cartman all'inizio del gioco, e si è incazzato e ha fatto la sua armata delle tenebre e sta utilizzando il liquido verde per creare tanti zombie nazisti. Come faccio a dimenticarmi dell'UFO? Lo so. E quindi questo è. Ho accesso tante cose. Buono, dai. Ok, fammi posare la roba. Troppa roba che non mi serve. C'è un bel po' di spazio. Ma questi volendo posso tenermeli, tanto non mi cambia la vita. Vabbè, andiamo a dormire. Minchia, robe che fanno che hanno fatto particolarmente ridere, sì o sì, ci sono state un po' così. Ti sei perso lo scontro di onde scorreggianti tra Cartman e il protagonista. Contatto di button smashing per poter vincere. Tipo erano onde energetiche, però erano fatte di scorregge. We won't stop until we have underpants. Yum, yum, yummy, yum, hey.
guess we gotta kill him. Fuck it, let's kill him. Dio santo, sono primo. Proprio così. Tutti gli omimaghi. I could be collecting underpants right now. Magic, bitch. Ora ci sono contro gli gnomi a quanto pare. Oh, che cazzo di danno che fa quest'arma? Wow. The fuck? Vabbè che sono gnomi però. Ora sono della loro stessa stazza. Vabbè, perché io sono molto più grande. Ora c'è il vero combattimento. E guarda un po' che abbiamo. Abbiamo le piaghe d'Egitto. Diventa il principe d'Egitto. Diventa Mosè. Buonanotte. Buonanotte, Matt. Buonanotte. Grazie di aver essere stato qui. Fammi rimettere la mia roba. Forse è meglio questo. È meglio questo. Però quello dei pipì. Migliora solo un nano. Non posso dormire decentemente. Un ognomo, nonna. Non viene. L'arma 9 rimbalza su 9 bersagli finché ne restano 3. Nah. Sì, direi che è meglio questo allora. Vale la pena farlo ogni uomo. Che brutta morte. I just sometimes feel like we should tell him the truth. Why? So we can relive it all in his head? It's better that he can't remember. But if he really has this
gift, he's going to discover it again on his own anyway. And then they'll try and use him for his gift, and he'll become a weapon. They won't stop looking for him. We have to keep everything secret, even from him. Ci sono gli intralazzi. Will you just make love to me? Of course I will, darling. Ma non guardare. Penso sia interessante per te. Va bene. Vabbè, ti dissoci dall'amore? No, è amore. Però c'è un segreto che dobbiamo scoprire. C'è una cosa qui? No. Guarda che casino. Abito gnomico. Oh, posso mettere un bel po' di roba. Questo è buono. E poi questo cos'è? Buono. Ah, bambini sono come armi, ovviamente. Bisogna vedere pure che intendevano. Madonna, che casino! Questo si combatte. E comunque l'arma è OP, quest'arma è OP. Ho trovato un'arma super mega potente. Piccolo e gnomico? Più scarso, molto più scarso. Dai, non si vede niente, dai, non si vede niente. Oh mio Dio! Dissociamoci sempre. Fare così fin dall'inizio. Gliene frega un cazzo a South Park. Mostra tutto e non gliene frega niente. No, 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 ci stiamo pericolosamente avvicinando. Vabbè, ma che cazzo però, eh? Che esagerazione, però, che... È la musica...
con la musica sexy di sottofondo. Distruggere tutto quello, porca di quella puttana. Vediamo se riesco a stunnare, se si stunna. No, è tutto in mure. Ha troppa difesa. Oddio, si vede la tetta! Oh mio Dio! L'ho notato adesso! Tutto ciò assolutamente. Non è bannato il gioco su Twitch, quindi va bene. L'importante è che non sia. L'importante è che non sia il focus della live. E la madonna. Come mi sono salvato? E sono finito? Ok. Siamo salvati. Allora, gente, fine dimensioni, ogni uomo, premi LB. Ok. Ciò è. Non ho parole, non me la ricordavo affatto. Tutta questa cosa non me la ricordavo affatto. Mi manca neanche una mutanda, a quanto pare. Come on, kid. We need to fill our underpants quota. Underpants quota. Sì, facciamo che non commentiamo. Che non commentiamo quello che è successo. La sua mina avrà gli incubi a vita, esattamente. Facciamo che non commentiamo assolutamente quello che è successo. Non è successo niente. E proseguiamo col gioco. Proseguiamo un altro poco, eh. Non molto, che lo svevo troppo presto stamattina. E non c'è niente qui. Ok, non c'è niente. Comunque, sostanzialmente ci stanno nascondendo qualcosa i nostri genitori. Ma sì, ma come è sopravvissuto? È finito sotto le palle del padre. Ehi. I hope your new friends are well behaved. Go play with your new friends today. Ah. Son, I'll give you $20 if you talk right now. Ma io voglio capire una cosa. Ma il padre che cosa tocca? Cioè, il cellulare è vecchissimo, non ha neanche uno smartphone. Non è uno smartphone quello. È stato tremendo. Anche questo ti fa capire quanto anche la serie si spinga quanto vuole. Non gliene frega un cazzo a South Park. Ai creatori di South Park, a South Park, non gli frega proprio un cazzo. Quanti benefici ho? Mancano. Allora. Andiamo a vedere, dai. In realtà abbiamo delle missioni. Tuttavia.
Il senza tetto me ne manca una, però credo che potremo farla dopo. I bambini non lo so, forse pure dopo. È meglio espandere di più la città. Ok. Comunque ora possiamo rimpicciolirci, quindi possiamo andare in delle zone che prima non potevamo andare. Tipo qui. Cascate tutti quanti, nuova regola, basta battaglie con dentro City Walk. Il signor Kim si è lamentato con i suoi genitori e i due ranger sono finiti in castigo. Andiamo. Penso che guarderemo solamente questa cutscene. Vediamo un po'. Adesso siamo in realtà adesso elfi e umani, quindi Cartman e Kyle sono insieme per combattere il Signore Oscuro. E Clyde, che si è rotto le palle. Humans and elves of Zaron, a great evil has descended upon us. After researching last night, I believe we are facing a threat to our entire world. Clyde's Fortress of Darkness is over four stories tall. So far, he has recruited at least 50 warriors to be on his team, and he is... You have something to say, wizard? Nothing. Just think it's kind of funny how drow elves in the Middle Ages can use PowerPoint. You guys, this is serious! Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so... Our only hope is for our two factions to join forces. Sì. Fuck that! We do not team up with fucking elves! You got a better idea, wizard fatass? After what you elves did to us at the Battle of Wormsley Woods, you think we'll ever trust you? Yeah, you tell a butter. That was Jimmy's fault and he apologized. Oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah. Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces, my paladin ass. Only good elf is a dead elf. Why don't you suck my elven dick, butters? Enough! Whether we are human or elf isn't gonna matter one bit if all of Zaron is taken over by German zombies. We saw what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde, or there won't be a world to fight in! Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The Pirates, the Federation, and the girls. The girls! The girls! The girls! Now, the girls are not gonna fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No, but maybe the new kid can. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we have seen. He is really good at getting Facebook friends, I'll give him that. Find a way to get the girls to side with us, Commander Douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you, return to your stations and prepare for war. Huzzah! Dobbiamo fare amicizia con le femmine. Con le ragazze. E vai! Un caso di editore con Ignazio, questa sarà anche un'alleanza, ma certo è un'alleanza scomoda. Ogni volta che scagli rane o insetti volanti sui nemici, il tuo gruppo ottiene un boss di abilità che è buono. Buono. Benefici non posso. Perhaps you would like the services of a level 10 bard. There was a fair maiden from Stoneberry Hollow. Did you get the girls to agree? Speak with one of the kings. Credo di sì, credo che sia Kyle a dire hanno ucciso Kenny, brutti bastardi. No, cioè qualcuno dice hanno ucciso Kenny, dice brutti bastardi, lo dicono un po' tutti brutti bastardi, però sì. Mi pare che sia lui, non vorrei dire una cavolata. You need my services, Commander Douchebag? Don't talk to me, talk to Cal, he's your BFF, remember? E adesso abbiamo tutti, mi pare. Pure Kyle può combattere. Pure Cartman può combattere al nostro fianco. Insomma, adesso abbiamo personaggi che vogliamo, insomma. We elves craft the finest shit in the land. Almeno credo che Cartman lo possa fare.
guarda, compro un po' tutto, tanto che me frega. Ah, ho comprato 10 parru... Porca tra, sono un coglione. Vabbè, non fa niente. Pensavo che li comprasse uno dietro l'altra, senza... Vabbè. Allora, Cartman... Eccolo qua. Ora ho Cartman come compagno di... Come compagno. Ora non ho mai esplorato la casa di Cartman, eh? Per i commenti che fa lui, ovviamente. Boring. Io non avevo mai controllato sta roba. Chiave del garage, Table Foxy, buono. Posso controllare il loro garage. Facciamogli fare un attacco a Cartman. Dai, facciamo un combattimento e poi ci lasciamo, dai. Facciamo fare un combattimento a Cartman. Cerchiamo un nemico. Poi vedremo pure, pure Kyle. Hey, if you ever want to sue anybody, you can come to me first, okay? Basettoni di Kyle. Perché ci sono i basettoni di Kyle? C'è un G-Pokémon. Stigmata. Il punto combattimento dove lo trovo adesso? Ah, eccoli qua. Come at me, bro. E pure il gatto nazista. Missile magico, non ho idea di che cosa faccia. Vediamo. Sono immuni, ok. Abilità. Te l'ho detto, perché c'è appunto questo liquido che li fa diventare degli zombie nazisti. Attacco fiammeggiante, spruzza fuoco sui primi due nemici di una fila, i bersagli iniziano a bruciare. Nuvola di fuoco, Cartman dà fuoco alla sua flatulenza con risultati esplosivi. Imprecazione, Cartman attiva il suo B-chip scatenando una tempesta elettrica contro un singolo bersaglio. Va. Premi ripetutamente. Ah, tutto? Christian, Ginger, piece of crap, dum dum, fucking goddamn, fat bitch, faster, lame-o, alcoholic, fascist, hate you. Die, die! Madonna, letteralmente fa solo insulti. Vediamo invece questo. Nuvola di fuoco. Premi ripetutamente, ok. Minchia, l'ha shottato! Ed era un attacco ad area! Beh, è un mago. Ok. Allora, io direi che ci fermeremo qui.